Castel di Nava ha nel suo patrimonio storico alcuni forti militari costruiti a difesa dei confini italiani contro le possibili invasioni francesi. Il fossato era controllato da quattro torrioni trapezoidali armati con mitragliatrici e cannoni leggeri. Il forte centrale è un forte di sbarramento a pianta poligonale costruito su due piani. Ottimamente conservato e visitabile, era attraversato dal primitivo tracciato della strada che ora scollina fiancheggiando la costruzione, di cui sono ben visibili il percorso ad esse fatto per difenderlo dal nemico e due ponti levatoi ora fissi. I forti di Nava furono fatti costruire dai Savoia tra il 1870 e il 1888 per presidiare l'accesso all'Italia dalla vicina Francia. Prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, i forti furono disarmati e gli armamenti spostati sul fronte orientale e le strutture usate per ospitare i prigionieri austriaci fino all'armistizio del 1918. Negli anni 1929 e 30 svolsero funzione di deposito di armi italiane e austriache recuperate nella Grande Guerra e assunsero importanza di presidio per possibili invasioni francesi. Nel 1935 si acquartierarono nel forte centrale Bellerasco la divisione Cosseria 41esimo e 42esimo Reggimento Fanteria in attesa di partire per Napoli ed imbarcarsi per la guerra di Abissinia. L'interno riporta ancora i segni dei vari passaggi della storia. Molte sono le scritte a caratteri cubitali con le massime dettate da regime e in alcune stanze si trovano anche i resti di vecchie brande militari e altre suppellettili.
Gli spalti sono raggiungibili con splendide scale a chiocciola in ghisa originali ottocentesche che si arrampicano sui muri perimetrali. Sopra il tetto della cappella è stato piazzato questo cannone, residuato bellico, rimasto all'interno del forte. Dal ponte levatoio di sud ci avventuriamo verso il forte Belleraspo sulla riviera che collega la valle di Armo. Questo è un forte che, come il centrale, è un forte di sbarramento in fossa su due piani. Fino a pochi anni fa era usato dall'esercito per i campi estivi. Ora è dismesso e rimane come testimonianza di periodi bellicosi tra Italia e Francia. Nel 1938-39 ospita insieme al Forte Centrale vari reggimenti di fanteria ed alpini in attesa dell'invasione francese e di cui parte per il fronte occidentale l'ottavo reggimento alpini della divisione Julia. Dopo l'8 settembre 43 i due forti vengono abbandonati. In essi si smobilitano le truppe provenienti dalla Costa Azzurra del V Corpo d'Armata, che vi abbandona grandi quantità di armi leggere e munizione per scamparle ai tedeschi. Queste armi serviranno per armare le bande ribelli che daranno vita alle formazioni partigiane. Nel marzo del 44 vengono occupati dalle truppe nazifasciste fino ai primi di giugno dello stesso anno. In quei giorni cadono in mano ai partigiani della Brigata Valtanaro al comando del capitano Martinengo, al secolo Eraldo Anau, che recupera anche molte armi e materiali validi della Guardia Nazionale Repubblicana. Dicembre 44 all'aprile 45 sono occupati nuovamente dalla divisione Brandeburgo del generale von Lieb fino allo sgombero definitivo e al ritiro delle truppe tedesche. Truppe che negli ultimi giorni di permanenza fucilarono a Pieve di Teco due partigiani francesi provenienti dalla Costa Azzurra e il capo partigiano Alfredo Brancher del Colle di Nava.